E bentornati a Connessi alla Vita, il nostro appuntamento settimanale dove vogliamo informare su quello che abbiamo fatto e su quello che avverrà. Sabato scorso appunto abbiamo vissuto un momento intenso di confronto, di preghiera, di testimonianza con Francesco Lorenzi, cantante dei The Sound, dove ci ha portato anche la sua esperienza, ci ha illustrato un po' anche il messaggio attraverso l'ultima canzone, l'ultimo singolo che è stato pubblicato proprio il Giovedì Santo. Quindi vogliamo ringraziare Lorenzo ascoltando ancora alcune sue parole e le parole anche di alcuni giovani che sono intervenuti in quella mattinata. La parola che state meditando da settimane è ricchissima, ci si può spendere una vita, e giustamente è il cardine anche delle GMG, perché abbiamo un po' tutto ed è anche un processo che avviene costantemente nella nostra vita, non solamente in alcuni passaggi, perché in ogni momento ci è chiesto questo, in ogni momento noi viviamo questo sali scendi, e oggi appunto tu dici ricominciare, penso che tutti noi abbiamo vissuto diversi momenti in cui abbiamo dovuto, magari anche in modo inaspettato, riniziare, ricominciare. Avevo una condivisione da fare in merito alla canzone, visto che stavamo parlando anche di quella. Volevo dire che era la Sabrina, che adesso mi suonava a Samos, che me l'ha condivisa come regalo per Pasqua, e anche adesso tipo sono emozionatissima a pensare a quel momento in cui l'ho ascoltata la prima volta, perché era il regalo della Sabri, che ci siamo conosciute durante le GMG, ci vediamo solo per le GMG, quindi c'è qualcosa di magico che ci lega, di santo, diciamo, di spirito. E vabbè, volevo ringraziare la Sabrina, volevo ringraziare senz'altro i Tessan per le belle parole che vi hanno già detto, e rivengo anche sull'ultimo intervento di Don Marco, che ha parlato del ricominciare. Volevo sentire anche Francesco o chi vuole, insomma, sulla differenza che fate fra ricominciare piuttosto che un continuare, ma un continuare più forti, più maturi e più saldi anche nella fede in qualche modo. La canzone può anche dire un po' dare forza di ricominciare dopo. Niente, volevo forse chiederti come da artista, in più con quello che hai appena detto riguardo al fatto che vabbè, per chiunque, ma lo senti anche tanto tu, il fatto che la condivisione, la relazione con l'altro è fondamentale nella vita di un cristiano, come vivi in più nella tua professione d'artista questo momento di confinamento? Io volevo chiederti un attimo, perché in questi giorni comunque la quotidianità di tutti è stata molto stravolta, e ci sono dei piccoli elementi, per esempio per me, che mi aiutano anche ad affrontare la giornata. Per esempio l'altro giorno ho seguito la tua live con Ricky, e è stata veramente bella per le parole che avete condiviso, e volevo chiederti se nella tua, cioè se ti sei creato un po' una routine in questi giorni che è diversa da quella di prima della quarantena, con anche degli elementi che ti aiutano comunque ad affrontare la giornata. E ringraziamo tutti i giovani che hanno partecipato, che hanno detto qualche parola, e soprattutto a Francesco Lorenzi. Chi vuole vedere tutta la condivisione potrà andare sulla pagina Facebook di La Pastorale Giovanile o sul canale CAT-CH su YouTube. E ora guardiamo al futuro. Domenica sarà la giornata mondiale delle vocazioni. Datevi al meglio della vita, ha scritto Papa Francesco nella Christus Vivit. Siamo chiamati veramente a riscoprire questo meglio, un po' come stiamo facendo il sabato mattina. Vogliamo lasciare la parola a chi la vocazione sacerdotale, religiosa, la sta vivendo. Ecco allora un'intervista multipla che ci può introdurre anche al tema di sabato. Ciao, sono Stefano, ho 31 anni e sono diacono della diocesi di Lugano. Ciao a tutti, mi chiamo Ugo, ho 28 anni e sono missionario nella comunità cattolica Palavra Viva. La vocazione per me è una chiamata a realizzare qualcosa di speciale per Gesù, a compiere una missione. E questa missione per me è la vita sacerdotale.
Per me la vocazione è l'adesione amorosa, gioiosa e libera della mia volontà alla volontà di Dio, dove trovo senso alla mia vita. Ho iniziato a seguire questa vocazione all'età di 18 anni. Ora ne ho 31, è passato un po' di tempo. Ho deciso di seguire la mia vocazione appena finito il liceo, quando ho iniziato a domandarmi quale fosse la volontà di Dio per me. Il meglio della vita per me è prendersi cura completamente della gente che un domani, una volta prete, mi sarà affidata. Per me il meglio della vita è vivere bene con gli altri, con se stesso, essere sicuro di essere guidato dal Signore. L'aspetto più bello della mia scelta è sicuramente quello di relazionarmi con gli altri, e aiutarli a crescere nella vita spirituale, ai miei ragazzi del catechismo a cercare di fargli entrare qualcosa in testa della cresima. I momenti più belli della mia vita sono quando ho potuto aiutare qualcuno, quando ho sentito che la mia vita era feconda per delle persone. Il momento invece più bello è sicuramente stato l'ordinazione diaconale, che è l'ultimo passo prima dell'ordinazione presbiterale, cioè il diventare preti, che doveva essere il 23 di maggio, ora chi lo sa, vedremo quando sarà. E sabato mattina, connessi alla parola, il tema sarà proprio quello della vocazione, sarà proprio quello della chiamata, del servizio, del mettersi in gioco come cristiani, come hanno fatto i nostri intervistati. E allora vogliamo ascoltare l'invito di Don Orlando per sabato, e proprio con questo invito io vi saluto. Ci vediamo sabato a Connessi alla Parola. Ciao ciao! Ragazzi, dall'oscurità del mio profondo ufficio alla luce, perché Connessi alla Parola ha qualcosa di interessantissimo da proporvi anche questo sabato. Parleremo di vocazioni, è la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, parleremo di GMG e non mancate, Che cos'è per me la vocazione? La vocazione per me è una chiamata a realizzare...